record del mondo dei 100 dorso, però insomma non è così caratteristico degli italiani del nuoto prendere valigia e gareggiare ad esempio all'estero con insistenza, ed è uno degli aspetti che invece ha contraddistinto la stagione di Ceccon, con delle prestazioni sempre molto convincenti dal punto di vista della vittoria e talvolta sorprendenti dal punto di vista cronometrico. Quest'anno, se andiamo a mappare il suo percorso agonistico, dove ha stupito in assoluto è stato nei 200 stile libero. In Olanda ha notato un 1,46 che finalmente dà consistenza a una gara che lui ha sempre un po' sottovalutato. Braccia alzate per godersi l'abbraccio del Foro Italico per Thomas Ceccon. Bravo, lo vogliamo dire anche a Simone Stefanini. Sì, un bel progresso. Prima i dorsisti ovviamente hanno fatto richiamo a quella che è la vasca all'aperto, dove hai meno riferimenti visivi e dove talvolta non è così semplice seguire una direzione corretta, e se non ci sono particolari differenze tra le competizioni indoor e quelle outdoor negli altri stili liberi e negli altri stili, quando invece vai a toccare lo specifico del dorso qualche problema te lo può creare, e lui è riuscito a migliorarsi in maniera sensibile fino al 54-1 di oggi, che gli ha regalato la medaglia di bronzo. Di episodi in cui i riferimenti hanno giocato brutti scherzi ai dorsisti o alle dorsiste ne abbiamo visti tanti durante questi anni. Anna Rita Cardinali, giù di replay per farci vedere il finale di gara, farci rivedere il finale di gara di Thomas Ceccon con Apostolos Christou, che ci ha provato a giocare un brutto scherzo a un Ceccon che però ha tirato fuori il braccio dal finestrino e gli ha detto: senti amico mio, qua si deve parlare di sorpasso, quello che sorpassa e arriva davanti sono io, non sei certo tu, tanto più che siamo al Foro Italico. Ma certo, un atleta che però non va mai sottovalutato, e infatti lui è stato molto attento a portare avanti la gara sin dai primi 50 metri, è un atleta che ha un 52-0 di record personale, 52-09, è un atleta che sa inventare la prestazione, soprattutto, cosa è tutt'altro che comune, e mi rifaccio ovviamente all'occasione in cui andò a segnare il suo record personale, che arrivò attraverso un progresso micidiale, semifinale del campionato del mondo di Budapest.